buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che ogni mattina faccio mentre vi reco sul mio posto di lavoro, che un giorno ho iniziato a fare chiamandola In Viaggio con Salvo Russo. Stamattina ho che problema tecnico, tant'è che non si collegava, ho dovuto riavviare, probabilmente problemi di rete, di gestore, e ogni tanto succede. Quindi dicevo, in queste dirette generalmente parliamo di cose che possono essere più o meno interessanti. In realtà sono già a metà, anche tre quarti del mio tragitto, per cui sarà molto breve. Facciamo un po' il punto della situazione. Intanto parliamo di differenziata, perché quotidianamente arrivano tanti messaggi di persone che hanno il problema, che comunque sono rimasti degli strascichi per quanto riguarda la scorsa settimana. Giovedì, con il discorso dell'indifferenziata, è rimasto un po' a macchie di leopardo dappertutto. Questo naturalmente ha causato ritardi, perché poi cosa succede? I problemi della discarica di Lentini poi si ripercuotono su tutto, perché c'è un problema poi di ritardi, perché i contenitori comunque sono quelli, e c'è un problema che purtroppo già avevamo visto diverso tempo fa. Tra l'altro mi ero anche tra virgolette espresso dicendo che ci sarebbe stato nel periodo estivo l'ennesima classica situazione di emergenza, per cui purtroppo questo è un fenomeno che va avanti ormai da molti anni e soluzioni bisogna trovarle. Poi c'è un gioco allo scaricabarile, che il gestore lo scarica sul comune, il comune poi sulla regione, per cui è un problema che riguarda comunque molti comuni della regione siciliana. E vabbè, che cosa bisogna fare? Purtroppo si aspettano risposte dalla politica, e la politica evidentemente fatica. Dopodiché, in questo momento stiamo continuando a mettere in sicurezza buche stradali. Abbiamo fatto nelle ultime due settimane davvero bel lavoro, anche perché ringrazio le persone che hanno fatto delle piccole donazioni. Solo tramite quelle noi riusciamo appunto a comprare sacchi di bitume e metterli in sicurezza. Molto presto partirà il protocollo Tappami anche in un altro comune, per adesso non vi anticipo quale. Sappiate che è un comune della zona sud della provincia di Siracusa, un po' davvero in molti comuni, tutta, non solo la Sicilia ma in tutta Italia, mi hanno scritto e chiesto informazioni. Ora piano piano vediamo di portare avanti questa buona pratica un po' dappertutto. Poi vabbè, noi abbiamo molte iniziative in corso, per cui cerchiamo un po' di portare avanti tutte. Adesso chiaramente ci sarà la pausa dovuta al discorso delle ferie di agosto, ma sicuramente a settembre cercheremo di cominciare a ripressare per quanto riguarda molte iniziative, sicuramente tra tutte anche quella del contrasto alle deiezioni canine, con la nostra proposta di adottare il test del DNA per quanto riguarda appunto il contrasto. E poi stiamo lavorando all'evento che vorremmo anche provare a organizzare al Parco Robinson di Via Geri il 4 e 5 settembre, un evento che vedrà coinvolti i residenti, sportivo, perché vorremmo provare a organizzare un torneo di calcetto e un piccolo torneo di bocce. Pare che abbiamo trovato un referente per quanto riguarda le bocce, e adesso vediamo di subito dopo, diciamo, il periodo, la pausa del Ferragosto, di partire poi coinvolgendo anche il residente, e vediamo di fare un bel lavoro. E poi vabbè, noi abbiamo, ripeto, tantissime iniziative in corso, e chi volesse ci può sempre contattare tramite i nostri social, mandando un messaggio WhatsApp al 347 10 97 484, il proprio nome e cognome e la scritta volontariato. Le nostre pagine Facebook, oltre a quello del Comitato Artisti Siracusani,
poi ci sono le pagine tematiche dedicate, come ad esempio Segnala la buca Siracusa, ma abbiamo anche la pagina Raccolta differenziata Siracusa, Segnala le erbacce Siracusa, cioè tutte pagine tematiche che noi negli anni abbiamo realizzato e che si occupa di fare da monitoraggio, segnalazione, e quando ci sono le forze e mancano le risposte, vedere anche di attivarci in prima persona per cercare di sistemare le cose. Vedete, ieri ho fatto una diretta, nella diretta che ho fatto ho parlato di realizzare una lista di persone, di volontari che si occupa appunto di fare queste azioni. In realtà, come dicevo ieri, noi queste operazioni le facciamo già ormai da qualche anno e sarebbe bello provare a coinvolgere di più altri cittadini, sarebbe bello provare a far capire che va bene i diritti, perché il mio diritto che pago le tasse è avere tutta una serie di servizi, però poi bisogna rendere conto che non arrivando alle risposte bisogna inventarsi i metodi per risolvere le problematiche, fosse anche quello di prendere un decespugliatore, fosse anche quello di prendere una pala, dei guanti, e fare un qualcosa che possa tornare utile a tutti. Io ieri l'ho chiamato utopia, però devo essere sincero, ho ricevuto 3-4 messaggi di persone: sono pronta a esserci. Qui una persona ha scritto: io sono pronta a esserci. Quindi è un inizio, e se vogliamo possiamo creare un gruppo Facebook apposito, possiamo creare una chat WhatsApp apposita dove convogliare queste forze, queste risorse, e vedere pian pianino di sistemare le piccole cose del nostro quotidiano. Io sono arrivato sul mio posto di lavoro. Una buona e splendida giornata a tutte, da Salvo Russo, ciao!